naturalmente l'idrogeno in sé non ha un colore, ovviamente, e quando si parla dei colori dell'idrogeno, i colori vengono convenzionalmente utilizzati per definire o per chiarire all'interlocutore di che tipo di idrogeno stiamo producendo, perché l'idrogeno, a differenza delle fonti fossili, petrolio, non è una fonte di energia, ma va estratto in qualche modo, okay? Si trova ricombinato nell'acqua, si trova ricombinato nella CO2, ricombinato in moltissimi altri composti, però va estratto, l'idrogeno molecolare va estratto. E quindi alla fine c'era il derby tra l'idrogeno verde, che è quello che si fa con una tecnica che si chiama idrolisi, che si conosce da 200 anni, oppure quello blu, che si fa in maniera diversa, ma si lavora a partire dal metano, e poi ce ne sono tanti altri che si possono produrre a tanti altri colori. Dopo aver, diciamo, esaurito la noiosa situazione di discussione dei colori, mi sono un po' concentrato su un punto che invece è un punto più importante. Mi sembrava che la discussione fosse focalizzata appunto sui colori, cioè che la discussione fosse focalizzata sul modo in cui noi produciamo l'idrogeno o come possiamo produrre l'idrogeno, rispetto alla seconda parte della discussione, che cosa ne faremo dell'idrogeno prodotto. A voler fare gli economisti è un'attenzione tutta sull'offerta e pochissima sulla domanda. Bisogna definire di cosa stiamo parlando, che cos'è una transizione, bisogna dirlo, spiegarlo, essere d'accordo, e come secondo corollario spiegare che questa transizione doveva servire a qualcosa, e cioè ci doveva portare a risolvere o quantomeno cercare di affrontare il problema del nostro secolo. Una transizione per me avviene quando succedono alcune cose, tre esattamente. La prima, c'è una fonte nuova, una fonte di energia nuova, nel caso fossile, nel caso delle transizioni avvenute. La seconda condizione è che insieme a questa tecnologia arriva una tecnologia che prima non esisteva, e come risultato di questo matrimonio, quindi una fonte nuova, una tecnologia che non c'era, alla fine di questo giro stiamo tutti meglio, siamo tutti un po' più ricchi. Il reddito cresce, l'aspettativa di vita cresce. Ora, le due transizioni tradizionali che vengono considerate sono la transizione, diciamo, pre-carbone, da prima del carbone a post-carbone, che cade, diciamo, in Inghilterra, la prima rivoluzione industriale, poi la seconda rivoluzione industriale, diciamo, siamo nella seconda metà dell'Ottocento. La seconda transizione, che è quella, diciamo, che arriva con l'età del petrolio, che anche lì parte di fatto le automobili, una bella discussione, perché ci sono ingegneri del Politecnico che si farebbero uccidere piuttosto che dire che l'invenzione del motore a scoppio non sia italiana, però insomma, la vera rivoluzione cambia continente e accade quando arriva il petrolio negli Stati Uniti, arriva, voglio dire, lo scoprono il petrolio negli Stati Uniti, che per molti anni sono stati un grandissimo produttore di petrolio. E ancora lo sono, e insieme al petrolio arriva la tecnologia dirompente, cioè l'auto, e quindi la conquista verso go to west, non come ci hanno insegnato noi con le carovane, ma anche con le auto. Il modello T della Ford, hanno fatto milioni di auto, tutte uguali, tutte standardizzate, tutte nere, e con quella hanno fatto la conquista del west, diciamo così. Quindi un fuel nuovo, una nuova tecnologia, un effetto sul reddito importante. C'è un grafico che riporta il reddito pro capite dell'Inghilterra a partire dall'anno 1000, e si vede, diciamo, questo grafico piatto dall'anno 1000 al 1840, poi comincia a salire incredibilmente, ed è proprio quando arriva la rivoluzione industriale. Ed è importante, perché poi la rivoluzione industriale allunga l'aspettativa della vita. E terzo, non solo non sono convinto che ci renderà tutti più ricchi, ma non a caso l'ultimo capitolo è dedicato a chi paga il conto della cena. Cioè io non capisco bene esattamente in questa fase come andranno gli economics, come si dice. Però, e qui c'è il però, è una transizione. Sì, se noi vediamo l'idrogeno all'interno di un'altra transizione, che è quella, diciamo, che ci permette di uscire dal mondo condizionato dalle emissioni di CO2.
Allora, se uno vede, diciamo, l'idrogeno in questo contesto, vede che l'idrogeno in un contesto pre-CO2, post-CO2, l'idrogeno può essere uno strumento utile per andare verso quello che dobbiamo fare, cioè una vera e propria rivoluzione. Dobbiamo completare una rivoluzione che abbiamo cominciato a vedere. Dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, perché sta aumentando il contenuto di CO2 in atmosfera, che è arrivato a 400, oltre 400 parti per milione, era 320 quando abbiamo iniziato a usare il carbone, quindi è aumentato in maniera enorme. Siamo noi che facciamo emissioni in modo più grande, in modo più piccolo. C'è a buon diritto chi sostiene che il CO2 non è l'unico gas serra. Il protocollo di Kyoto parla del Kyoto Basket, cioè ne considera altri 6 in tutto. La CO2 è il nostro problema, noi dobbiamo ridurre la CO2. E quando dicevo ridurre, devo essere preciso, perché noi quello che possiamo fare attualmente è diminuire il tasso di crescita delle emissioni. Se si tratta di ridurre le emissioni che già ci sono, allora lì diventa un po' diversa la storia, perché diventa utilizzare delle tecniche di geoingegneria che consistono in buona sostanza nel mangiare la CO2 che c'è già in atmosfera, cioè qui intorno siamo pieni di CO2, siccome poi tra l'altro siamo un certo numero in una stanza chiusa, qui dentro se la misurassimo la CO2 probabilmente sarebbe 1000 parti per milione. Ci sono delle macchine, degli strumenti che letteralmente mangiano l'aria e catturano la CO2. Quest'aria, la nostra aria, si chiama geoingegneria. Siamo ancora all'anno zero, è molto costosa ovviamente, quindi quella ridurrebbe la CO2. Quello che invece dobbiamo fare noi, e lo possiamo fare subito, è ridurre le emissioni di CO2, o se preferite ancora ridurre il tasso di crescita di emissioni di CO2 in atmosfera. Ovviamente sarà san dir che i paesi che sono più emettitori sono la Cina, l'India. La persistenza di questi gas in atmosfera è molto elevata, quindi la CO2 che c'è in atmosfera è lì da 300 anni. Quando hanno cominciato a sperimentare il carbone hanno emesso più CO2, quel CO2 ancora lì sta. Quindi è interessante osservare come ogni volta che c'è una riunione, diciamo, di tutti i paesi che devono discutere di questo tema, i paesi via di sviluppo portano al tavolo della discussione questo mantra ragionevolissimo della responsabilità storica. Vuol dire, non è che ci potete assillare la vita a noi che stiamo cominciando adesso a fare emissioni. Guardatevi quello che avete fatto nel passato, e se voi guardate un quadro ovviamente di chi è il primo, secondo, il terzo, il quarto, il quinto fino al decimo posto, guardando le emissioni di ieri, quella classifica è totalmente diversa se guardate chi è dal primo, secondo me, fino al decimo posto della storia della crescita delle emissioni. Ovviamente Cina e India sostanzialmente vanno in coda, Stati Uniti vanno in stratesta, i paesi europei siamo molto in coda, se contiamo le emissioni che abbiamo fatto nel passato siamo abbastanza in testa, quindi bisogna guardare anche questa cosa. C'ha delle implicazioni politiche rilevantissime, diciamo così.